Detto questo, uno dei pezzi che ha spaccato di più del nuovo CD, come sempre, non è quello più impegnato, col testo più letterario, più poetico, ma è quello più maleducato di tutti, quindi non perdiamo altro tempo, vaffanculo. Quel che c'è. Sdraiati che faccio gol. Stai così come. Stai così come piace a me. Faccio vedere il soundcheck di Gay Arch, che fa troppo ridere. Senza slip, reggi calze e pier. Sei sputato. Top quality. Yo. T.O.P. T.O.P. Tutti si chiederanno, ma chissà com'è la vita d'artista, stare in un backstage. In realtà è tutto molto più triste di quello che si può credere. Andiamo a Brescia con Gali, il nuovo modello Dolce Gabbana. State e date il benvenuto allo Zainetto di Tignolos. 1, 2, 3. Era dai tempi di Robin Williams, i primi tempi dati, che non vedo delle cose del genere. E anche a Fedez che sta dietro. Bravo, fate un po' ricordare per il futuro della rap italiana, il cuore della discografia. Tanta roba is the future. Finita la prima data a Brescia, andiamo a Parma. Non lo sai come facciamo, il messia col microfono in mano, sono fuori con me un aeroplano. È un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, no? Arrivati a Parma, nel nostro container da terremotati, imparando dello stile, ma le ciabattine. Tu non c'hai le ciabattine, Gali? No. Fate un po' di bordello per lo Zainetto di Tignolos! Show? Mi voglio salutare. Se ti piace tornare tutto che cazzo mi regalo, che crea un bordello in studio. 1, 2, 3! Ci siete, no? Ci siete, sì. Fate un po' di rumore anche per Fedez, direttamente da Cancarano. Mi sembra il primo filmato per la nostra nuova etichetta. Facciamo i rapper, facciamo i discografici, ma non come i veri discografici, meglio dei veri discografici. Chi vuole intendere, intenda. Faccio un altro sorso e siamo pronti a fare veramente un bordello. Plano, second roof is in the building. Non lo sai come facciamo. Solo noi siamo il rap italiano. Nel locale con le bombe a mano. E viene quello che vorrei. E come vorrai. Cosa si dite? Peter Paul. Per questo caro stiamo insieme. So che fai tra la voglia che sappi da chi spiega. Questo viene.